Amici di GranMichele.eu, ben trovati. Prima di rientrare nella nostra sede attuale, nei nostri studi, dove trascorreremo così tutta la stagione autunnale-invernale, e continuiamo a fare i nostri approfondimenti, chiamiamoli all'esterno, anche se oggi ci troviamo qui nella Casa del Popolo, Palazzo Comunale di GranMichele, proprio all'interno della sala consiliare. Siamo all'interno della sala consiliare in compagnia del primo cittadino di GranMichele, l'avvocato Buonasera. Giuseppe Porpora. Buonasera e grazie di averci dato la possibilità di riceverci e parlare alla città Grazie. attraverso le nostre Grazie a telecamere. voi. Anche se è stato lei a chiamarci, è Sì. stato lei a chiamarci Sì. perché a poche ore dalla conclusione della seduta del Consiglio Comunale che si è svoltosi ieri sera, e vogliamo fare un po' il punto di quello che c'è stato ieri, cosa si è discusso, e lanciare se c'è qualche messaggio, qualche comunicazione che lei intende comunicare. Intanto ricordiamo, nella seduta del Consiglio Comunale si è parlato di alcuni emendamenti che andranno poi a completare l'approvazione del bilancio consuntivo 2016-2018, che verrà sicuramente approvato nella prossima seduta del Consiglio Comunale. Ieri si è discusso di 5-6 emendamenti presentati dalle varie forze in carica a GranMichele, sia di maggioranza sia di opposizione. Alcune erano un po' particolari perché riguardavano alcune somme destinate a alcuni capitoli da smuovere, però si è discusso in una lunga seduta del Consiglio. Signor Sindaco, a lei la parola. Sì, in realtà io vi ho chiamati nel senso che mi faceva piacere condividere con la città e soprattutto fare un appello alle forze politiche. Ieri c'è stato questo piacevole Consiglio Comunale dove in effetti politicamente si sono dibattute quelle che sono le questioni più importanti per la nostra città. Io volevo appunto in qualche modo sollecitare tutto l'intero Consiglio Comunale, quindi maggioranza opposizione, maggioranza relativa, come dire, tutte le forze politiche, anche quelle che naturalmente sostengono questa giunta, di fare in fretta. Anche perché oggi, dopo il Consiglio Comunale di ieri, è uscito un post da un rappresentante sindacale della scuola, che naturalmente ha fatto un appello, a che non venissero distratte delle somme che erano dedicate alle scuole. E quindi mi premeva, diciamo, precisare questo aspetto, perché è giusto che, come dire, si dia importanza e valore alle cose, che devono essere curate e tutelate. È evidente che siamo in una condizione generale in cui ogni cosa ha bisogno di un intervento, quindi questo è quasi un assioma, un fatto naturale. Tuttavia ci sono delle emergenze nelle emergenze e quindi quella post che oggi è uscito nei social, in particolare su Facebook, dove naturalmente si fa un appello all'amministrazione comunale, che io condivido pienamente, un appello all'amministrazione comunale, al Consiglio Comunale, di concentrarsi molto su quelle che sono, diciamo, la manutenzione delle scuole, è un appello appunto che io condivido. Proprio per questo motivo mi sono sentito, anziché rispondere nei social, fare, diciamo, un ragionamento un po' di parte, con la pagina personale piuttosto con quella, diciamo, politica, ritenevo invece che un messaggio generale, che in un certo qual senso fosse una specie di appello, un coro, una richiesta di fare presto. C'è l'esigenza di fare presto perché le scuole sono già iniziate. La situazione delle scuole è molto molto precaria perché noi abbiamo fatto una serie di sopralluoghi, con il dirigente scolastico già nel mese di agosto, quindi prima che iniziasse, e obbligatoriamente senza il bilancio approvato non abbiamo potuto naturalmente fare il passo successivo, che è quello appunto di iniziare questa manutenzione. Una manutenzione che io forse ho avuto modo di ribadire, è una manutenzione che manca da più di 15 anni, perché le ringhiere bucate, come dire, la presenza di, no, non della ruggine, ma proprio la presenza, diciamo, di un deterioramento che rende così lontana una manutenzione ordinaria proprio negli anni e parecchi anni. Peraltro io sono un genitore
E quindi ho tutto l'interesse che nelle scuole tutto si, come dire, si, tutto sia fatto in modo tale da evitare che i bambini si possano far male. Personalmente ho avuto un'esperienza l'anno scorso, mio figlio in un corrimano della scuola si è tagliato, gli hanno dato 6 punti di sutura, per dire, una cosa che non deve succedere, perché molte parti delle nostre scuole purtroppo sono fonti di pericolo, e quindi solo per un caso fortuito, solo per delle situazioni contingenti, probabilmente tutto va come deve andare e nessuno si fa male, però è giusto intervenire, è giusto cominciare, diciamo, dalla base, cominciando appunto con una minima ristrutturazione, iniziare a fare questo percorso che inverta quella che è un po' la tendenza che c'è stata negli ultimi 15 anni, quindi a sistemare un po' di cose. Le voci di bilancio sono quelle, Santo. Le voci di bilancio purtroppo sono quelle. Noi abbiamo 80.000 euro che sono destinate agli immobili pubblici. Tra gli immobili pubblici naturalmente ci sono anche gli edifici scolastici. E quindi in quell'ambito noi abbiamo il desiderio, e questa è una mia promessa che ho fatto all'apertura dell'anno scolastico, dove ho avuto il piacere di essere invitato da parte del dirigente scolastico, la professoressa, il dirigente Caterina Lirrosi. Io ho avuto il piacere, e lì davanti a tutti i genitori, davanti a tutti i bambini, io ho detto che non avremmo investito dei soldi per la scuola, e quindi spero di poterlo fare presto. Ecco, era questo, diciamo, il desiderio che un po' muoveva, come dire, la mia richiesta. Ma questo, per farlo, come ho detto prima, ci vuole anche la sensibilizzazione da parte del Consiglio. Sì, allora, è evidente che il Consiglio è sensibile, poi ci sono degli aspetti tecnici che ognuno naturalmente è portatore diciamo di istanze. E queste istanze, ripeto e ribadisco, l'ho detto all'inizio, sono tutte delle istanze condivisibili, perché quando si fanno delle richieste per salvaguardare, faccio un esempio, il campetto da tennis, perché deve essere messo in sicurezza, è condivisibilissimo, e peraltro quelle sono delle somme che anche lì fanno parte degli immobili urbani, quindi non ci sposterebbe di una virgola. Però altre, diciamo, altre tematiche che potrebbero spostare come dire, l'asse della bilancia da un capitolo all'altro, comunque impedirci di fare delle opere che noi riteniamo importanti. Ora, noi oggi ci stiamo concentrando sulla scuola, però è evidente che abbiamo anche un problema grosso con le strade, con la manutenzione della illuminazione pubblica, e quindi purtroppo la coperta è sempre corta, e quindi ovunque noi la spostiamo qualcosa rimarrà fuori. E allora dico io, innanzitutto occorre far presto, e quindi io mi auguro davvero che al prossimo Consiglio Comunale questo bilancio venga approvato, anche perché questi soldi o vengono spesi entro il 31-12 oppure costituiranno come dire, un deficit per l'anno 21, e quindi occorre far presto, e io mi auguro appunto che dal prossimo Consiglio Comunale riusciremo a venire fuori con un bilancio approvato, in modo tale da poter cominciare a fare tutta quella serie di lavori che noi tutti come cittadini comunque stiamo ancora attendendo. Benissimo, possiamo, mi sembra che il messaggio è stato chiaro, quello, l'attenzione su cui è voluto puntare, l'attenzione proprio che la stessa amministrazione delle rappresentate intende porre sull'edilizia scolastica. Proprio nei giorni scorsi ci sono arrivate alcune segnalazioni di alcuni problemi lì nelle scuole, ma già l'indomani tutte mattina condivisibili, erano state approntate e sistemate, quindi si può dire che in quel momento, in quella particolare scuola, l'allarme era rientrato. È stato fatto compito nostro stamattina, questo posto di cui lei parlava ci è stato fatto pervenire, anche noi l'abbiamo pubblicato, è giusto anche per trasparenza. Lei, come segno di trasparenza, ha voluto rispondere dando disponibilità e segno di esserci presenti nel risolvere queste problematiche. Mi sembra che sì, che tra l'altro voglio precisare ancora una volta, è un post che io condivido pienamente, quindi l'autore che ha fatto il post ha tutta la mia approvazione. Perfetto, noi diamo anche la possibilità al responsabile, al rappresentante, dei genitori che ha voluto diffondere questo comunicato, qualora voglia dire qualcosa, poterci contattare. Ringraziamo il primo cittadino di Gran Michele, grazie Giuseppe Bufora, per questa grazie possibilità, e diamo appuntamento ai nostri amici per una nuova finestra di granmichele.eu. Grazie.